Pensare che ero già pronta per la mia lezione di yoga, mi avresti chiamato 2 minuti dopo e non mi avresti trovata. Ma che fai con i guanti? E c'è acqua dappertutto. Un incidente. Acqua? Sì. Un incidente? Sì. Ma allora non è morto in casa? Ma sì, è morto in casa per un incidente, però io ero in bagno quando ho sentito un rumore atroce e chiamavo Giacomo e non mi risponde, come in camera da letto che non c'è, vado nello suo studio, niente, e poi sento dell'acqua che scorre, mio Dio, e allora mi precipito nel bagno degli ospiti. Ho capito, si è sentito male nel bagno degli ospiti. Non ti hai sentito male nel bagno degli ospiti? Oh, calmati, Caterina, raccontami tutto! Lui era là, seduto sulla tazza del cesso, le parole crociate nella mano sinistra e nella destra, la catena, tirandola e venuto giù tutto. Cioè, vuol dire che si è preso uno sciacquone sul collo? Sì! Scusami, sono immerso! Acqua dappertutto, fortuna che c'eravamo messo Sandra, stavamo ancora pulendo adesso che gli ha dato tu. Ma è disastra che è? Sì, ha detto che viene subito. Non le avrei raccontato? Ma no, figurati, certe cose si possono raccontare solo a gesti. Hai ragione, certo devi esserti presa un colpo, anche lui però, ma se ti può consolare non se ne sarà neanche accorto. Ma dico io, ma deve aver tirato forte, ma che gli sciacquoni sono fatti per cadere in testa alle persone? Infatti, dico io, ma poteva stare un po' più attento, no? Certo. Adesso per causa sua io mi sento così infelice, ecco. Speriamo che sia l'idraulico. Sarà sicuramente l'idraulico. Vecchia mia! È arrivata la compagna. Che disgrazia! Certo, non pensavamo che ci avresti raggiunto così presto nel nostro clan delle vedove, però conta sempre su di noi, come noi abbiamo contato su di te quando ci è capitata la stessa cosa fra capo e collo. Dici bene, tra capo e collo. E i pompieri, e l'ambulanza, e tutta quell'acqua! Ma pensare, ci ho parlato ieri al telefono, povero Giacomo! Certo, nulla faceva immaginare una cosa del genere. No. Come per Bruno mio, rottura d'aneurisma! Rottura sì, ma mica d'aneurisma! Questo forse è l'idraulico, ho chiuso l'acqua e sto aspettando l'idraulico! Ma scusate, c'è stata una perdita di acqua? No, ti verito! No, perché è d'acqua, dico! No, per colpa di un colpo! Apoplettico! Oh, potete essere più chiare! Raghele, si è preso lo sciacquone di cessa! Avuto! No, giuro! Giurello! Morto sul colpo! Ecco! Lo sciacquone sulla testa da fome! Con le parole crociate nella mano sinistra! E la catena nella mano destra! Non era l'idraulico, era la mia vicina di casa, capirete, ha sentito tutto questo trambusto. Poverina, avrei pensato fosse successo qualcosa di grave, non ne avrei detto come. No, ti ho detto solo che Giacomo ha avuto un colpo. Perché queste cose non le puoi raccontare. Adesso però mi sa che devo chiamare al tuo ufficio. Ah, certo. Sì, Andrea Cavaliere era il suo migliore amico, sì. No, zia, però è meglio di raccontare a Cavaliere come andava veramente, eh? No, che cosa gli dico? Che lo sai com'è fatto, si farebbe rimattere risate con i suoi colleghi. E tu inventa rottura d'aneurisma come per un onore mio. Guarda, funziona benissimo. Speriamo che sia l'idraulico, non ce la faccio più tutta quell'acqua. Certo, Rachele, però oggi ti potevi vestire un po' più sobriamente, mi sembri un micio del re. Oh, cara, ero così frasturnata, la prima cosa che mi è capitata sotto mano. Oh, zia che che disgrazia, povero zio Giacomo. Ma com'è successo? Ha preso un colpo? Che è stato? Sì, sulla testa. Sulla testa? Sì. Vabbè, tu, ma anche che lo possiamo dire, no, è di famiglia. Ma no, io non me la sento di parlare, ditelo voi, se non ti dica di qualcosa di successo.
Federico. Parlate, su! Su, Natalia, io non so da dove cominciare. Vieni subito. Dunque. Ma che? Dunque, oggi il tuo caro zietto Giacomo. Ah, come lo chiamavi tu? Oh. Quando eri ricco. Beh, il nostro caro zietto Giacomo questa mattina. Era in bagno. Ha detto non resta che un posto, il bagno degli ospiti, e poi lì l'ha trovato con le parole crociate nella mano sinistra e la catena nella mano destra e lo sciapone. Cioè vuole dirmi che si è preso lo sciapone in testa? E poi Caterina ha chiuso l'albero e sta aspettando le drame. No! Andrea! Caterina! Caterina!
Ma come è successo così all'improvviso? Povero Giacomo. Oh sì, una cosa tremenda. Oh. Tremendissima. E lo sciacquone. Lo sciacquone. Sì. Lui era in bagno quando io ho sentito un rumore atroce. Vado lì e lo trovo con le parole crociate nella mano sinistra e nella destra la catena. La catena? Sì, la catena. Tirandola è venuto giù tutto. Cioè, vuoi dirmi che si è preso lo sciacquone in testa? Sì, Andy. E acqua dappertutto. Caterina, sì. Sappi che io ci sarò sempre per te. Sempre, in qualsiasi momento. Grazie Andrea, sei un amore, sei il mio angelo custode. Anch'io, tanto, grazie per pensare a tutto. Ciao, presto. Ti aspetto, ciao, 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 ciao. Ma come sei bravo a mantenere i segreti. Certo, zia, se l'avessi fatto mettere pure nell'altro bagno il pulsante, eh? Comunque, guarda, ora devo salutarti, che ho delle faccende da sbrigare. Però per qualsiasi cosa conta pure su di te. Grazie, ti voglio bene. A presto, zia, un bacione. Ciao mamma, ci vediamo a cena. Assassino, sono! Ciao, fatta. Addio, buon amore. Natalia. L'unico maschio che ci abbiamo, ce lo mettiamo in quattro. Oh, Giacomo. Ma certo, morire così, in piena forma. Perché quando sta un male che devi curare e tu dici, signore, raccogliteli presto. Ma così, è vero. E pensare che rubava così tanto la vita, era sempre a letto. È vero, ma vi ricordate, devi sapere che ci siamo fatti insieme. È vero, tra lui e mio marito sembrava una gara che diceva, io credi no. Ritorno all'ascensore e rotto. Ero carica di pacchi, non ce la facevo più. Mi faccio 5 piani di scale a piedi. Arrivo tutta quanta trafelata e lui mi fa, cara, che cosa ti è successo? Ed io, oh, ho incontrato un maniaco. E allora, corso. E allora, ma non sono riuscita a raggiungere. L'avrebbe ammazzato. Ragazze, non ci si ricorda che dei bei momenti. È vero, tutto quello che è brutto non si dimentica. A proposito, ma come lo hai vestito per il suo ultimo viaggio? Oh, ragazze, col vestito del matrimonio. Ma se pesava il doppio, gli sarà stato stretto. Avrei fatto saltare tutte le cuciture. Ma scherzate, forse. Io non ho fatto altro, carina, che scucire la cucitura dietro e abbottonare i bottoni. Tanto avevo un vestito nuovo, ma chi gli serviva? Io che invece dovrei comprarmi qualche cosa a lutto, io non ho niente di adeguato, niente di... Ma zia, ma non si usa più, no? E poi il nero è così funesto. Sì, dite. E va bene. Però... Certo, quanto abbiamo riso. Se i nostri mariti ci vedessero da lassù, ne parliamo come se stessero ancora qua. Proprio vero. Finché c'è qualcuno che pensa a loro, loro sono qua con noi. Poi la vita, prima o poi tocca a tutti. Sì, ma andate avanti voi, eh? Io non ho nessuna fretta. Neanche io, se per questo. E comunque, tutto questo per quella benedetta casa di Nizza. Tutti i nostri risparmi finivano in quella casa. No, scusami, eh? E tu mi devi dire come la casa di Nizza ha provocato la morte del povero Giacomo. Ma come l'ha provocata? Voi lo sapete che noi siamo qui dal 78, in affitto. Lui non ha mai voluto fare un aggiusto. Ma quante volte ce la sistema quel benedetto sciacquone, ma poi andrà a finire in testa a qualcuno. Ma no, figurati, sono fatte per durare in eterno. E poi ci deve pensare il proprietario. Io voglio pensare alla casa Nizza. Vedrai quanto ci farà comodo.
quando saremo in pensione, assai quanto morto. Lo so, Caterina, ma in fin dei conti il mattone è un capitale, non la vuoi, vendi la casa di Nizza e ti compri qualcosa qua. Certo. E questo è vero, zia, e pensa a me, no? Il Polino è fatto così giovane che nemmeno la pensione mi ha lasciato. Ma dico io, no? Ma se devi andare a morire, ma perché sfracellare contro la scrivania dell'ufficio? E invece no, contro un platano è andato. C'ha ragione, invece una bella causa di servizio. Esatto, ma per certe fortune bisogna nascerci. E allora io, con tutti i soldi che ha guadagnato Gustavo, a lei, tutti con le donne, l'ultima, la segretaria, che ha mangiato un capitale. Ma dai, ma com'era lì? Oh, tutto il contrario di me. Quando li ho sorpresi insieme, il satiro era così imbarazzato che non sapeva se grattarsi l'orologio o caricarsi a sedere. Comunque, meno male che sulla spesa ho fatto una certa economia e... Ah. Oh, vedi, guarda, guarda, che regalo. Se arriva una dote che non controllava mai come. Io invece, no, venderò, io non mi sono mai occupata di Luca. Di lui, solo di lui, e invece adesso gli altri del decesso, la successione, no, la casa, no, no. Caterina, ma tu devi stare tranquillissima, tu sei sola, non avrai nessun problema per la successione. Ma poi ci penserà tutto Andrea Cavaliere, era un così caro amico di Giacomo. È vero, Andrea è una persona meravigliosa, il mio angelo custode. E comunque, se mio marito mi avesse fatto prendere la patente, almeno adesso me la potevo un po' godere con la sua macchina. Scusa, allora fai come ho fatto io. Dopo un mese che lui era morto, ho dato l'esame di guida. Ora sono indipendente, autonoma, vado dove voglio, libera come un uccello, cara. Però io ho ragione. Dai, senti, comunque Caterina, noi questa sera rimaniamo a dormire qui con te. No, guarda, ti prego, io stasera preferisco rimanere da sola. Va bene, però lo sai, se ti dovesse prendere la benché minima angoscia, sai che puoi chiamarci anche di notte. Va bene. Che bello però, Oh, scusa! No, dico che bello piangere qualcuno che ti ha amato tanto. In un certo senso hai avuto una bella fortuna. È vero, dai, però anche tuo marito ha modo suo di amarlo, no? Ma solo chiacchiere. Spariva giorni e giorni interi, notti intere. Almeno adesso so dov'è. E allora perché ci sei rimasta insieme? Ho sempre detto io che è la vocazione della missionaria. Ma no, ma così per pigrizia, per inerzia, una certa educazione borghese. Quando è morto non ho sofferto, certo. All'inizio un po' mi mancava, ma poi con il vitalizio del Senato e la pensione da dirigente, finalmente vivo. E poi, un mese fa, ho conosciuto un ragazzo. Ma dai! Ti racconta com'è? Ma non mi sembra il momento adatto. Ma no, dai, ti prego, almeno ci rilasserà un po', dai. Ci rilasserà? Vorrei dire che ci darà un po' di elettricità, dai. Ti racconta. Dai, dici, dove l'hai conosciuto? Allo Sporting Club. Lo guardavo mentre ballava. Dio, com'era bello col suo vestito da tanghera addosso. Oh, figurarsi quando non ce l'ha! Apri i vestiti, cara! Beh, sì, insomma, ero seduta a bere un cognacchino quando si siede di fronte a me un ragazzo bello. Come quella dell'altra volta. Beh, quello dell'altra volta non sarà stato bello, ma era alto, mi superava di un po'. Guarda che quando ti dette l'appuntamento era sul primo scalino della macelleria. Sì, insomma, bello. Due occhi, una bocca. Oh, guarda, un portamento meraviglioso. E quanti anni aveva? Sui 30-40 anni. E che l'hai trovata all'uscita dell'asilo? Oh, è invidiosa. Comunque un vero maschio di razza. Oh, e allora? Come ti chiami? Natalia. Oh, Natalia. Oh, Natalia, Manuelita, sono per te. Oh, non mi lusingare, sono così
e malinconica questa sera. Oh no, Natalia, lascia che la seduzione della danza allievi un pochino il tuo cuore. Oh, ma tu sei così giovane e bella. E tu sei così morbida e sensuale, Natalia, non come le mie coetanee, aspre e spigolose. Tu, solo tu, fiore della mia vita, percossa in aridità, sarai la mia musa, il mio solo amore. Oh, Manuelito! Oh, Natalia, ti prego non lasciarmi ora, voglio rivederti ancora, la mia vita è priva di senso, senza te. Oh, un numero, Natalia, un numero! Ah. Oh, Natalia! Neanche lo conosci, già gli dai il numero di telefono. Come si vede che l'ingenuità apre le porte del paradiso e fa passare un sacco di guai qui sulla terra. Beh sì, insomma, ma bisogna pur continuare a vivere. Guardate che da quando è morto Coso, lì Coso, come si chiamava? Ma chi? Ma il Gustavo? Da quando è morto Gustavo? Voglia di parlare con lui. Ah, parlare? Adesso si dice così, parlare. Ah, Susanna, sei la più giovane ma sembri una vecchia zitella. Oh, la smettete di fare cane e gatto. Oh, ascoltatemi, ma allora hai fatto scintille. No, mi rispetta troppo, comunque è pazzo di me. Oh, a me a volte mi sembra di avere 18 anni. Col cambio svizzero. Ma che cosa fa nella vita questo maestro di ballo? Ma no, ha un salone da parrucchiere. Bene, così non avrai più problemi di ricrescita. Hai sempre la delicatezza di un elefante. Dai, sei piramide, non te la perdere tanto. Dai, senti, accompagni a casa che sono tanto stanco. Sì, da compagni. Allora senti, Caterina, noi andiamo via, però mi raccomando, fatti coraggio e chiami. Sì, te la vengo anch'io, No, ciao, io mi raccomando. Mi aspetto la macchina. Ciao. Oh, Caterina, povera para. Ascolta, fatti una bella dormita, tu non hai problemi. Dormire? Dormire? Come faccio a dormire? E chi è? Chi è che mi stringerà forte tra le tue braccia? Chi è? Prima, il cuscino, abbracciati il cuscino. Passa, passa, vedrai. Pensa che sul mio stesso pianerottolo una coppia di vecchi sposi, sempre insieme, San Rocco e il cane. Un mese fa lui è morto. Ieri ho incontrato lei nell'ascensore con un altro cane. Fate una bella dormita, Caterina. Ciao! Ciao! Senta, io devo parlarle urgentemente. Oh. Va bene se ci vediamo domani?
Va bene, domani alle 11 a casa mia? Va bene, sarò puntualissima. Au revoir, madame. Arrivederci, sarà pure l'indirizzo questo. Come ha detto che si chiama? Sophie? Ma io non me la ricordo proprio, non mi ricordo che mio marito mi abbia parlato di questa pizza. Se ne sarà dimenticato. All'incirca ne avevo 28 quando l'ho conosciuto. Beh, insomma, ci siamo conosciuti più o meno allo stesso periodo. E questo non le dice nulla? No, scusi, dove vi siete conosciuti? Un piccolo villaggio di pescatori, vicino a Nizza. Neanche questo le dice nulla? No, anzi, cioè, sì, insomma, Nizza è dove noi abbiamo la nostra casa al mare. Ecco, appunto. Senta, come pensa, Giacomo amava andare in bicicletta? Ah, sì, lo so. Tutti i giorni chilometri e chilometri per allenarsi. Lasciava il casco in giro. Anche per allenarsi, appunto. Scusi, cosa vuole dire? Vada avanti. Niente, lui veniva spesso al villaggio. Lui adorava quella spiaggia. Veniva spesso a passeggiare sulla scogliera, a scalare le rocce. Beh, un bel giorno, mentre tornava dalla sua passeggiata solitaria, si accorse che aveva bucato e io passavo di lì per caso. Mentre lui cercava di riparare la ruota, non era molto portato per i lavori manuali, ma era ben equipaggiato, sa? Tuta, guanti di plastica, croce di Sant'Andrea. Mi ha fatto così ridere. Sa, l'ho trovato così carino, tenero, molto charmante. Sa, io ero giovane, vergine, capisce? Io scusi, che cosa vuol farmi credere? Che mio marito è lei? Ma che sta dicendo? Ma non è possibile! Ma diceva che mi amava come il primo giorno! Lo diceva anche a me. Oh mio Dio, avevo una doppia vita e non ha mai lasciato trapelare nulla e nessuno me l'ha mai parlato. Oh mio Dio, ma perché sono sempre le donne le ultime ad essere informate? Signore, io non farmi piangere. Non davanti a lei, ho impiegato una vita per costruirmi un io forte, adesso quando mi serve se ne va a buttare il cesso. Se crede che il ruolo dell'amante sia stato divertente, Bescherin si sbaglia di grosso. Non è stato facile, sa? Ci vedevamo poche volte, mai nelle feste comandate, sempre costretta a indossare il suo solito profumo, Chanel Marco. Oh, non credo proprio. Chanel numero 5, carina. Forse negli ultimi tempi, altrimenti solo Chanel Marco. Io che amo solo lui. Non è stato facile. Io che sognavo di sposarmi in chiesa, in bianco. Oh, bianco sporco, naturalmente. Di dire sì in municipio, di fare una gran festa, di poterlo baciare davanti a tutti, di poter fare l'amore nella legalità, di uscire con lui, di andare a trovare gli amici, non doversi sempre nascondere. Come deve essere bello potersi risvegliare con accanto a sé l'uomo amato, tutte le mattine. Quando lei era in vacanza, a Nizza, noi ci vedevamo tra un colpo di pedale e l'altro, sa? Ma è meschina e limitata la mentalità della provincia. Una moglie è sempre una moglie, esclusiva. Il marito deve essere di una soltanto. Ah sì, perché l'avrebbe voluto in cooperativa, carina. L'amore, Sherry, è come un tandem. Se uno non gliela fa o batte la fiacca, bisogna che l'altro pedali per due. Beh, guardi, se voleva essere spiritosa proprio non c'è riuscita, eh. Ma senta una cosa, ma perché non ha provato a sposarsi? Provi a sposarsi lei, con due gemelle tra le braccia. Ah, perché aveva anche due gemelle. Beh, si poteva far sposare dal padre delle gemelle, ce l'avranno anche avuto un padre queste due, no? Certo, suo marito. Ma cosa vuol farmi credere? Quello che ha capito, Sherry. Finché mia moglie è in vita non ti sposerò mai, diceva. Certo, se lei fosse morta prima, allora... No, non mi guardi così, non ce l'ho mica con lei. Non è mica colpa sua se non è morta. Oh mio Dio, ma scusi un attimo. Oddio, non è possibile. Due gemelle. Ma lei perché me lo dice questa cosa? È una cosa vergognosa. Lei adesso vuole infangare la memoria del mio povero Giacomo. Adesso che è morta, lei non è altro che una sbruardrina. E beh, pensa che le dico, me lo provi.
Me lo provi che mio marito aveva due figlie da lei? Le ha riconosciute 15 anni fa, quando è stata approvata la legge. Quindi Carina, a proposito della successione, dovrà dividere per tre. Conosciamo molto bene la casa di Lisa, quindi la successione si farà per tre. Conosciamo molto bene tutto, abbiamo già bloccato il conto in banca e così pure la cassetta di sicurezza. Oh mio Dio, ma in tutto questo che cosa c'è di mezzo? La CIA? Scusi, sa, ma lei lo ha saputo, la sua annessa che mio marito era morto. Andrea Cavaliere? Ed era così protettivo con me, il suo migliore amico, il mio angelo custode, schifoso traditore. E poi prima di Rosetta, una delle mie gemelle, l'altra si chiama Rosina. Ah, che fantasia! Senta, se ne vada immediatamente, non voglio più sentire parlare di lei. Fuori, se ne vada! Comunque dovremmo rivederci, Soriola, su, si calmi, cerchi di ragionare. Sa, lei non poteva avere figli, e lui invece li voleva, e poi lei è più vecchia. Abbiamo 10 anni di differenza, sai, e lei? Non si preoccupi, li recupererà presto, se non muore prima. E poi lui adorava il Mar del Nord, mentre lei no. Oh, guarda, madame, adesso capisco per me. Perché? Fuori! Tutti uguali gli uomini, egoisti e traditori.
Comunque, ma quelle donne lì sono oggetti sessuali, ci sanno fare a letto. Giacomo la teneva solo per il letto. Eh sì, senti, a me verrà da cavarmi, eh. Ma scusa, ma perché non è rimasto con quella allora, no? Ma carina, ma quando un uomo lo tieni soltanto per il letto, non è che è granché in mano, non ci siamo capiti? No, no, no. Dai, va bene, noi abbiamo un vantaggio però su di loro e noi siamo delle brave cuoche, brave infermiere e sempre allegre e tutto fare. Ma io comincio a avere certo. Ho capito, adesso vado a cambiarmi. Vado a mangiare io invece. Vado a cambiarmi. Oh, adesso la casa Lisa la dovranno mettere in tre. Susanna, la linea. No, però non è inizio la dieta. L'inizio 500 grammi al giorno. Garantito. Ma piuttosto, no? Ma dici un po', come va con il ricciolone? Manuelito. Senti un po', ma è la prima volta dopo Gustavo che hai una storia con un uomo? Sì. E quando è che vi siete visti? Abbiamo passato insieme gli ultimi due weekend. Natalie, da quanto ho desiderato questo incontro. Natalie, la mia vita, i miei sogni, tutto inebriato dalla tua presenza. Natalie, sai come l'amore? È come la bicicletta, se sai pedalare. Pedali! Natalie, che donna straordinaria che sei, ti desidero da impazzire. Mi desideravo così tanto dopo giorni e giorni che la prima volta si è bloccato. Ah, e ma la seconda volta avrà concluso. Come mi piace parlare con te! Anche con te, Cherie! Ma sai qual è la mia attrice preferita? Chi è? Jo Collins! Ma il mio idolo! A presto, Cherie! A presto! Ciao! Oh, sapesse! Abbiamo parlato, però non potete immaginare le cose che abbiamo in comune! Pensa, il suo idolo è John Collins! Allora andiamo benissimo, sei il suo ritratto spiccicato. Sei sempre spiritosa tu. Vabbè, ma pensi che la prossima domenica andrà meglio, no? Ma certo, hai vinto tutto un repertorio. Mi sono documentata, mi sono fatto un completino tutto bucherellato. Mi truccherò come lei e... Però penso di fare un bel riposino perché voglio essere in forma. E allora fallo bello lungo il riposino. Ma che mignotta! No, dicevo, la madre delle figlie di Giacomo. Ma dico io, ma perché non si vanno a trovare degli scavoli? Solo abbogliati se li devono scegliere. Sembra che si accidino di più a sapere sposati. Però anche noi, sempre a dare la colpa alle donne. Ma gli uomini sono meglio di noi. Ne conosci uno che non metta le corna alla moglie? Quando sono da soli con una donna è sempre la stessa storia. Con mia moglie l'abitudine è frigida, non funziona più. Allora invece funziona sempre. Beh, quasi sempre. Beh, almeno io sono sicura che Paolino non è stata con nessun'altra. Sì, addio. No, ma io ne sono sicura che davvero, Perché io, cara, i primi giorni specialmente, l'ho subito portata da casa in campagna. Chiudevo tutte le imposte e non gli facevo mettere fuori nemmeno una zampa al maritino. E con questo che cosa vuoi dire? Voglio dire che lo sfinivo, no? Non ho mai sciupinato io, tutti i giorni, o almeno... tutte le mattine. Ma meno male che è morto dopo un mese di matrimonio, altrimenti non facevi morire d'infarto. E poi, mia cara, sarebbe diventato molto meno puntuale anche lui, sai, col passare del tempo. E poi tutto quell'ansimare. Ma no, ma una volta che sei lì è lui che deve scoprire
tanto come faceva anche con me. Certo, però che tu sei stata proprio iellata, perché mi pare che pure con Ricciolone. Ma no, no, però domenica non mi resisterà, sono pronta a tutto. Ma sai che penso? Penso che timido. È timido? Sì. Allora senti, forse ti servirebbe una spintarella. Ma sì, ti voglio dare un consiglio. E quando state per arrivare a dunque e vedi che lui fa finta di niente, senti che devi fare. Addirittura, ma non sarà un po' troppo? Oh, guarda che mica ti è spuntato il primo dentino, eh! Cioè, tu vuoi farmi credere che quando Bruno faceva finta di niente, tu facevo finta di niente anch'io? Ma dai, scherzo! Ecco, così mi sento più adeguata. E comunque questo faccio un po' lutto. Ma lo sai che pensavo, Caterina? Ma se andassimo tutti a Nizza e prendiamo da casa tua quello che vivo, tra moglie e marito non c'è mica furto. Sì, zia, e prendiamo un camper e portiamo via tutto a quella. No, no, io non faccio parte di quel genere di donne che vogliono vendicarsi a tutti i costi. Quando ero sposata non la posso dimenticare, sono stata una donna felice. Sicuramente deve essere stato messo davanti al fatto con tutto. Oh, ma a farti monaca, io se fossi in te mi porterei via tutto. Lascerei anche uno spillo in quella casa, tutto. No, 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 sentite, la mia è una situazione diversa, va bene? Con Natalia sapevi che tuo marito ti tradiva e lo accettavi, e quando è morto adesso te la godi con la macchina, la pensione, il vitalizio e tutto il resto. Ecco, tu, Rachele, vabbè, hai sofferto tanto, però hai un figlio che ti adora e che ti vuole bene. E tu, vabbè, con la sera è andata tanto male, però adesso mangi, compensi, come dici tu. Ma io nel giro di niente mi muore mio marito e mi si presenta una donna che mi dice che è stata la sua amante e ci sono anche due gemelle, una casa, un mare da dividere, un marito che ho diviso per 20 anni senza mai saperlo. Beh, sapete che vi dico, a me i soldi non mi interessano, non ho mai fame e poi non so guidare. Ah, vado io, vado io. No, chi è? Ti pare? E la signora Arditi è mia zia ed è qui. Sono Rosina Arditi. Mia sorella arriverà breve con la mamma. Carina, eh? Lei è venuta in avanscoperta per vedere che cosa ha lasciato il suo caro paparino. Però Berto, è inutile che guarda in giro, non c'è trippa per gatti. Questo si vedrà. E comunque mio padre non era mica Rischilde. Rischilde. Rosid, vorrà dire. E vabbè, fa lo stesso, non riesco mai a pronunciarlo. Mi scusi, sa signorina, ma posso permettervi di chiedere che cosa fa nella vita? Certo, io studio psicologia. Ah, con tanti risultati. Senta, signorina. Arditi, signorina Arditi. Se ne può anche andare. Senta, carina, no, scusi, io voglio sapere, lei si presenta qua senza dire né buongiorno né buonasera, ma scusi, sa, io sono la vedova Arditi, quella ufficiale, non sono mica un altro. Ecco, a proposito di autobus, ha presente l'auto che aveva comprato papà? Bella! Bella, vorrei prendere io, sa, visto che lei non guida. Ma carina, sta prendendo lezioni da ieri. Ma io la patente, visto che già ce l'ho, piuttosto che lasciarla per strada. Oh, guardi che la macchina la usiamo noi per andare a fare la spesa. Ma ma come si permette lei? Ma come si permette? Ma io dico, io penso, sono sicurissima che lei non ha preso niente di carattere nel mio caro Giacomo. No. Come dire, mater certa est, pater nunquam. Ma che cosa vorrebbe dire? Che mia madre fosse una cugiata? Questo l'ha capito, Bene, di qualità che stavo vagliando. Guardi che suo marito ci ha riconosciute. Ah, non è mai stato un buon fisionomista. No, ma che si forza? Oh, ma come si permette lei venire qui a casa mia a buttare tutto questo veleno, questo fiebre? Aveva proprio ragione papà quando diceva che casino se muoio io per primo. Ma che ci sta a fare al mondo lei? Ma perché Dio non ha detto ai tuoi figli che chi le porta prima lei? Ma ci rivedremo, eh? Au revoir! Ma non è possibile! Oddio, che schifo! Ma questa è proprio... È proprio cattiva! Cattiva! No, questa è una carogna! No, questa è perfida! Ricordati!
veramente, veramente una bu puntuale. Asciante. Lei è la molto lieta. Mia figlia Rosetta. Questa è la cedella alla figlia. Lei deve essere la signora Caterina, vero? Papà si parlava sempre di lei. Gentile, molto gentile, ma non sono io. No, allora lei deve essere una sua amica, molto piacere. Sono io, Caterina. Molto piacere, voi dovete essere la sua amica di Caterina, molto piacere. Vede, sono venuta a dirvi che per quanto riguarda la casa di Nizza, visto che lei non ci andava mai e che abbiamo comprato tutto noi, e per quanto riguarda la cucina e tutti gli accessori della cucina... Ma perché è morto di fame? Ma non era proprio! Visto anche che poi si è andato a sedere... Senta, venga al dunque, ecco, che ho fatto una lista degli accessori. Ma certo, cara. Allora, due mesi fa abbiamo comprato una yogurtiera fritta-carne. Oh, farà vapore? E un aspirapolvere. Altamente professionale, diciamo, proprio sofisticato. Oh. E anche un mixer elettrico. Ciao a tutti, è Roberto. Ciao. Cosa? Un forno di blu. Ah, sì. E poi il salotto, ci sarebbe il divanetto di Vimini. E la poltrona di Vimini. E il lettore di compact disc che abbiamo comprato a papà. Eh sì, per il suo compleanno, con tutti i cd di musica classica. E la collezione di francobolli. E anche un servizio di Limoges, casi. E allora, cara Crudelia de Mo, questa bella lista della spesa, se la può andare a mettere? Il secondo stadio delle zampe di gallina.
così ho voluto fare una prova per lui. Senti, di pure che è un'impresa se vuoi ancora somigliare a John Collins. Hai ragione. Ma sei sempre così acida, gelosa. Gelosa io? Guarda che io ho avuto un marito che non mi ha fatto mancare niente. Un marito super dotato. Lo sappiamo che tutte le sere... Tutte le sere, allora... Vabbè, la verità è un'altra, che siamo tutte e tre delle gran cornute. È vero. Tu forse. Tuo marito si sarebbe fatto anche una carriola. Vabbè, però fra tutte e tre erano veramente dei bravi attori, Sì, non credo proprio, guarda, perché gli attori non dicono mai bugie. Già sono costretti a recitare sulla scena, figuriamoci se lo possono fare anche nella vita. Ma senti, Sara Bernard, ma dove le hai lette tutte queste cose? Perché forse non è vero? Ma che stai facendo? I miei esercizi di yoga. Era un po' che non li facevo perché avevo altro per la testa, ma adesso sento il bisogno di liberare il corpo e la mente. Devi fare tutto questo rumore. Certo, perché quando si stira rapidamente una fibra muscolare, le fibre opposte, antagoniste, per reazione si contraggono, per cui bisogna inspirare e fare l'esercizio inspirando, così la posizione del guerriero. Dai, prova. Non fa bene, si stravolge tutto il viso. Sì, ma non ti preoccupare, poi ti metti gli elastici. Per il viso devi fare così, X-U-X-U-X-U-X-U. Ma su, dai, no, ma metti un po' di musica che ci viene meglio. E vi muovete però, Ci muoviamo, dai. Allora. Dai, forza, ragazzi. Dai. Allora, adesso muovetevi, Le gambe, via. Oddio. Muovetevi con armonia. Con la figlia della
di 5 mesi. Ma come passa il freddo e il tempo? Senti che spettacolo! Guarda, che spettacolo! Ma che c'era del pubblico? Senti, andiamo disturbata forse! A me? Sì, niente, mi sente che cerchiamo di chiamarti! Com'è lui? Ma chi? Come chi? Il lupo cattivo che ha messo la zampaccia! Ma grazie, ma voi veramente vi credevate che io... Ma magari! E invece? E che stamattina mi hanno portato il nuovo decoder di Sky. Ragazzi, i film pornografici sono una cosa. Non avevo mai visto un uomo nudo così da vicino. Forse non te lo ricordi più! Ma che sono, Nettone? Guarda, la faccia non si vede mai! Oh mio Dio! Senti, dammi il decoder! Io vado a dare un'occhiatina per ripescarmi la memoria. Te lo passo, non mi disturba! Senti un po', vediamo che non le venga un impatto piuttosto. Oh mamma mia, è dentro sciocco! Allora ti farà bene, perché tu sei sempre fuori di testa! Oh, dove vai pure tu? Vado a cercare qualcosa da sgranocchiare. L'emozione mi ha promosso. Senti, ti stai facendo peggio di Susanna, ma non pensi più alla tua linea? Altro che, gli ultimi tempi ho preso 3 chili! Sì, vabbè, ma lei è ritrovati subito però. Mio Dio, che muscoli, che zappacce, sembra di stare all'università del Kama Sutra. È vero, io infatti ho potuto constatare che sto sì e no alle elementari. Senti una cosa, ma vabbè, io certe cose non le potrei più fare, perché dai, su. Però, se mi capitasse l'occasione... Oh, non avrai mica perso le speranze. Ma dai, che sono da buttar via. Assolutamente. E poi siamo dotate di un sano appetito. Io perlomeno ho certi languorini. E io, guarda. Hai visto le bollicine? Le ho già risultate qua. Ma guarda, l'ho sentito buono. Che peccato. È già finito. Ma dai. Ma che fanno di dentro? Ma che hai bisogno di un rilassino, forse? Oh, a voglia. Oh, ragazze, noi abbiamo vissuto con gli occhi bendati. Certe zoppacce. Ma di un po' la verità, forse non te lo ricordi più. Io ti testimonio. Oh, speriamo che Dio in questo momento sia distratto. Va bene, senti. Vogliamo festeggiare le nuove scoperte di Natalia con qualcosa di infiammabile. Morte, sono appena svizzata! Ragazzi, ho una bottiglia di scotch! Oh. Che mi portò niente meno di Andrea Cavaliere! Ah. Il padrino! Sì. Allora, ragazze, alle nuove scoperte di Natalia! Sì, alle nuove scoperte! Oddio, ragazzi! Oddio! Mamma mia, com'è forte! Buono! Ma che ci frega degli uomini? Ma metti un po' di musica! Ma prendiamo, balliamo! Dai, sì, dai, ma si balla pure da solo! No, ma in compagnia mi piace! Orecchio, sono pronta! Ancora, vai, che bello! Sì.
aveva un gran magone e allora non l'abbiamo lasciata sola e abbiamo parlato e mi è venuto un gran mal di testa. Come se avessi bevuto poco, eh? Molto, sì. Oh, ma te piuttosto che ci fai per quest'ora? Torno adesso dall'ecografia. Che cos'è? È un maschio, oh, è un maschio, è mio, sono contenta. È bellissima questa cosa, oddio, come sono felice. E come lo chiamerete? Giacomo. A papà avrebbe fatto piacere, non credi? Ma sì, eccomi diventata nonna alla quarta carbone. Tieni, questo lavoretto se lo vuoi finire? Sì. Aspetta, eccoci qua. Ma di quante maglie bisogna diminuire per finire? Guarda, io proprio non ti so dire, per le calature ci pensa Rachele. Degli anni di quella sono bravissima. Io mi vado a fare un progetto di caffè. Tu però vai avanti per 10 giri e poi le cavi tutti insieme, ok? Ciao, bene. Ti senti meglio ora? Sì, perché? Perché Rachele mi ha detto che ieri sera vi siete ubriacate di parole. Insomma, sì. Ma cosa pensi quando sorridi così mi devi da pensare? Ma no, figurati, il mio solito sorriso mica che ne ho una serie. E comunque volevo dirti una cosa, ma ti piacerebbe se io assistessi al parto? Ma sì, certo, due donne sono sempre meglio di una, no? Oddio, come sono felice! Se penso al uomo che amavo e che pensavo di conoscere così bene, ma come ha potuto nascondermi la presenza di due figlie, guarda? Perché gli uomini sono tutti sulla testa hanno un turbante. Turbante? È strano che tu dica questa parola, però, eh? Perché? Perché è una parola che a tuo padre piaceva moltissimo, o poi non la usava mai? No, mai. E comunque gli uomini hanno bisogno di una sfilza di donne, come gli arabi. Anche i razzisti chiedono gli arabi per questo. Beh, insomma, così giovane però che la pensi già in questo modo, è un po' triste. Ma guardi intorno, Caterina, non ci sono che vedove, gli uomini scarseggiano e quindi meglio essere più di una su un buon partito che una sola su uno cattivo, non sei d'accordo? Sì, sono d'accordo e comunque, insomma, però voglio dirti, sai, quando tuo padre partiva per tutti questi suoi viaggi, stava fuori giorni e giorni, beh, non è che io fossi così con l'anello al naso, insomma, mi immaginavo che potesse avere qualche avventura, ma da qui ad ascoltarmi la presenza di due figlie, cioè voglio dire, passi per una, ma due è un'esagerazione, però. Oddio, vai tu, che sennò mi confondo. Ovviamente. Non avevate la chiave voi? Ma non lo vedi come siamo cariche? Abbiamo portato un sacco di cose, ho portato anche una torta. Oh, una torta? Ma l'hai fatta tu? Certo, la torta sono la mia specialità, li faccio sempre io. Ai battesimi, ai fidanzamenti, e solo al mio primo fidanzamento mancò. Oh, che cosa? La torta? No, il fidanzato! Ciao Rosetta, come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Ehi, ma che avete svaligiato il supermercato? Oh, oggi avevo un appuntamento, poi ti racconto. Susanna, questa torta è per te. Grazie, ne avevo proprio bisogno. Io adesso devo andare da mia madre. Mi raccomando, ziette, non vi ubriacate troppo. Au revoir. Ciao Karen, ciao. Ragazze, ho una bellissima notizia da darvi. Ah, viva in Australia. Oh, Rachele, dai. Oh no, indovinate chi viene. Dai, indovinate. Rompova. Manuelito. Torna dal suo viaggio all'estero e vuole conoscere. In senso tipico, forse, come abbiamo detto. Bella, l'ho trovato io la sua zampaccia, la mia. Restarcelo con un po' noi, mica te lo sciupiamo. Che ci ho scritto istituto di beneficenza io. Ho capito, però tu c'hai più opportunità di noi. Va sempre in giro, mercatini, discoteche, una volta tanto potresti lasciarlo a noi, invece di levarci il pane di bocca a noi povere vedovelle. Ma dai, che c'è una sorpresa anche per voi. Ah sì? Ma lui mi porta i suoi amici. E dove li ha trovati? All'asilo? Smettila, piuttosto. Guardate quanto è
belle stoffe mi sono comprata. Vi devo fare dei vestiti nuovi per quando vado in crociera. In crociera? Sì, sì. Il marito deve andarci per lavoro, sai. Le donne impazziscono per le sue acconciature. Lo adorano. È certo che è bravo per quel mestiere, ha proprio le palle. Speriamo che non le abbia anche in testa le palle. Ora che le dai. Comunque parto a metà settembre. Sa perché ci vuole più piramidi. Fa un caldo. Comunque sarò qua per la nascita, cara. Questo è per lui. Ma per quando andrà all'asilo, tanto vale mandargli un grembiulino, no? Certo, però una crociera, avremmo potuto farla io e mio amore. Guardate, anche a te piacerebbe tanto fare una crociera, non ci sono mai stato. Ma allora, ma perché non venite anche voi? Dai, si fanno degli incontri e poi voi quattro insieme, un pericolo pubblico. Si salvi di buono. Ragazze, però recentemente gli uomini che incontro o sono sposati, allora vanno bene per il parcheggio, oppure sono single e allora sono peggio della lotteria di Capodanno. Ma allora Susanna, che tu, credimi, è la soluzione a tutti i tuoi problemi. Ma non lo so, in fondo sono ancora così giovane e cerco ancora il colpo di fulmine. Sì, ma da quando è morto Paolino non batti chiodo. Fratello, ma ti sei svegliata storta pure stamattina? Oh, le pazzie più incredibili si fanno a quest'età. Certo, un legame serio, mai più, per carità, nessun legame, libero, indipendente, vai dove vuoi, con chi vuoi, libera. Bravo, guarda, hai proprio ragione, nessuno più che ti russa dentro le orecchie la notte. E allora voglio essere libera anch'io, così mangio quando voglio quello che voglio. Certo, libere, libere. Libera, io voglio vivere come una rondine. Ma ragazze, sentite un po', per caso conoscete la cucina cinese? È un invito per caso? Oh, io non mi tiro mai indietro, Lo sapevo. No, è che devo andare in Cina per lavoro e allora volevo sapere se l'avevate già assaggiata. Però comunque, a proposito di cucina, se ci andiamo a preparare qualcosa da mettere sotto i letti non sarebbe male. Andiamo, dai. Anch'io. Scusate. Fate qualcosa anche per me, ho un lavorino. Mangi con noi? Sì. Che c'è? Cos'è sta storia di vicino? No, è che ho conosciuto una cinesina carinissima! Ma quanti posti no! Fai per avere un figlio e pensi a questo! Mamma, ma è Giola, lei è un bijou! Oh, ma Rosetta, non ci pensi! Ma certo che ci penso! E allora se lei facesse lo stesso con te? Ma direi! Ah, certo, capo uomini, tutto è permesso, vero? Ma no! Ma Rosetta, vuoi bene? Certo che voglio bene, mamma, ma è diverso! Oh, certo, come a Carlotta la scorsa stagione, anche a lei dicevi di volere bene. Sì, ma Carlotta non si voleva concedere. Ah, faceva molto bene, è bene non dare gli anticipi prima del matrimonio. A me non dava gli anticipi, agli altri dava il saldo completo, Carlotta. Senti, comunque... Fagli attenzione con la cinesina. Mamma, è un diversivo, te l'ho detto. Guarda che la zia Caterina, con i diversivi dello zio Giacomo, si è trovata due gemelle. Ah, mamma, è su, dai. Così. Comunque, senti un po'. Sai qual è quell'animale che ha sempre il becco sottoterra? Lo struzzo! No, l'amico! Ah, che birbante! Se ti sentisse la zia Caterina. Si farebbe due risate. Un altro caffè. Senti, ne fai uno anche a me, per favore? Sì, va bene. Anzi, ora che ci penso, niente hai il sake? Ma che birbante! Vediamo un po'. Allora, politica no. Sport. Il premio per l'autodidatta è andato con seduti contro due a Giacomo Arditi. Giacomo Arditi. Per il suo libro Il Turbante,
Il premio è di 300.000 euro. Sarà servito per 2 secondi di ritardo. Fammi leggere. Qui dice che... Ma io non credo sia lui mamma, ma sarà un caso di un mio. Ma sì, ma siamo come saranno. Vado ad aprire. Hai fatto. Oh mamma. Oh, Sofì. C'è Caterina? Eh sì, è di là. Stavamo in macchina, ascoltavamo la radio. Sì. Io che penso, non ti ho saputo. Sì, certo. Ho letto il giornale adesso. Sì, qui, a pagina 5. Eccolo ma qua. Ma non può essere lo stesso Giacomo Arditi. È quello che dicevo io. Ma no, non è possibile. Sarà un caso di omonimia, è semplice. Ma sì, come avrebbe potuto nascondermi una cosa del genere? Lui è un romanziere. Ma non ha mai parlato. Beh, parlare parlava molto poco. Può darsi che scriveva. Sì, quando era in vacanza mi scriveva delle cartoline. Tempo stupendo. Una sola nuvola in cielo. Che tristezza non vederti, eccetera, eccetera. Sì, era romantico, ma da qui a vincere un premio. San Troyable. No, sì. Adesso viene Caterina. No. Non diciamo nulla. Scusate, ma è successo qualcosa? No. Stavo leggendo il giornale. Sì, certo. Avete una faccia? No, è che abbiamo letto... Sì. Una notizia. Sì, vabbè, qui c'è scritto che Giacomo Arditi ha vinto il premio come autodidatta per il suo libro, che sono 300.000 euro. Ma io non credo sia lui. Scusate. Il libro si chiama Il Turbante. Sì. Dio è lui! Ma lo sapevi che scriveva? Certo, mi ha sempre scritto delle poesie d'amore. Sì, cara. La prima la ricordo ancora, era in prosa. Faceva più o meno così. Tempo stupendo, una sola nuvola in cielo. Che tristezza non averti. Due piccole facce spuntano all'orizzonte. Sono i tuoi occhi, mio piccolo, non ti scordar di me. Ma chi lo ispirava? Nessuno! Ah, perché sapevi anche te chi scriveva? Certo. No, da 25 anni. Ma è meraviglioso! Ma pensa ai soldi che guadagnerete con i diritti d'autore. Vabbè, subito 300.000 euro. E poi, con i diritti d'autore, ci sistemeremo tutti. No, cari. Mi sistemerò solo io! Oddio, sì? E perché ti grazia? Perché? Adesso ti faccio vedere io perché! Perché il mio caro Giacomo, quando era in vita, bello, ma quando era in vita, ha lasciato a me i diritti d'autore, dal notaio, tutti a me, per lui era una specie di sfida, diceva. Se questo libro dovesse aver successo, finalmente ti potrai comprare una casa all'argentario, così almeno starai al caldo. Invece lui se la sarebbe spassata a Nizza. Chi sei bella? Ma pensa dove potremmo andare in vacanza? A Nizza! Sì. Si fanno degli incontri, sono tutto freddo! Io non ho sovinetti! Ma tranquilla, a Nizza è pieno di cliniche psichiatriche, lì potrai curarti! Avete potuto farmi una cosa del genere? Lui che diceva che avrebbe sempre pensato a me, perché mi ama tutto di me, il carattere, lo spirito, la mia forza di volontà. Io, che avevo una forza d'animo incredibile. Oddio, ci potevi pensare prima, cos'è, ti vergogni, carina? Senti, ma porteremo anche il piccolo Giacomo con noi a Nizza, vero? Sì, certo, siamo un po' con Anna Sofì, un po' con Anna Rachele, un po' con Anna Carolina e un po' con Anna Natalia. Sì, a Natalia. E zia Susanna gli cucinerà tantissimi dolci. Sì, le mie amiche mi hanno fatto tante regaline per il bebè. Ragazzi, io non vedo l'ora che nasca, perché lo voglio viziare tanto, ma così tanto, perché sono sicura che lui si affezionerà di più a me, perché io sono la più vecchia consuetudine vuole che i nipotini si affezionino di più alla nonna materna, e sono sicura che il piccolo Giacomino prenderà i tratti aristocratici della mia famiglia, il naso, gli occhi, il profilo. Io che a 20 anni sembravo proprio un cocchino storto. Io comunque sono sicura che prenderà i caratteri della vostra famiglia, ma sicuramente prenderà anche il mio portamento. Da elefante! Oh. È molto graziosa quella spilletta da elefante. Sì. Carina, sarà molto bene al piccolo Charlie. Graziosissima, tesoro caro, non credi
sia il caso di togliere per il momento i regalini? Ma sì, sì, dalle lenzine, dai! Poi li vediamo da soli. E piuttosto, dovevo dirti che io questi giorni vorrei partire per lavoro. Vuoi venire pure tu? Ah, no, no, sono così stanca. Mi dispiace se resto qui. Ma ne sono ferito. Ferito qui nel cuore, profondo. Ma poi si tratta di qualche giorno. Sì, due giorni passano velocemente. Per fortuna passano in fretta e ci rivedremo presto. Ma starai con mamma? Ma certo, pensiero io, Rosetta. Ti piace la cucina vietnamita? No, veramente preferisco la cinese. Sì, lo sapevo, due anime gemelle. Sì, sì. Vado ad aprire io. Oh, sì, la bella di mamma. Ciao, mamma. Siamo tutte qua, siamo. Vieni, vieni. Ciao, ciao, Serena. Ma non mi darei la pazza gioia, mia figlia mia. I diritti d'autore andranno solo a Caterina. Oh, al diavolo! Io volevo festeggiare con Ali. Ali? Ali. E chi è Ali? Ali è il suo nuovo professore di arabo. Oh, scusate, ma non studiava psicologia? Sì, sì, ma il suo terapeuta le ha consigliato di imparare l'arabo. Ah, oh, che idea! Ah. Imparare l'arabo! Certo, deve essere difficile leggere da destra a sinistra, no? Poi per una che non sa neanche leggere. Sì, ma può essere molto utile di questi tempi. Senti, amore di mamma, io sono fiera della tua scelta. Sono sicura che lì è l'uomo adatto per te. Però avresti potuto dirmelo. Ma tranquilla, Sofia, lì è un uomo elegante, alto, distinto, intelligente, tanta roba. Sì, e per le grandi occasioni si mette pure il flex in testa. Oh, ma siete fissati in famiglia col complicato. Va bene, senti mamma, io Ali vuole conoscerti e gli ho parlato tanto di che donna speciale sei, che sei cresciute da sole con un padre latitante e per questo vuole conoscerti e così ci ha invitato tutti a cena a casa sua. Grazie tesoro, però sicuramente. Ci prepara un cusse cusse da sballo. Avete sentito? È vita. Se Ali è un amico, conta su di me, cara. Niente, può farmi un provino? No, a parte gli scherzi, a me il couscous piace tanto e quindi vengo. Tu mamma? Oh sì, anche io adoro il couscous, ma dopo mezz'ora l'ho già digerito, per cui rimango qua. E allora chi è che viene? Dice che il couscous sia afrodisiaco e chissà che possa risvegliare certi appetiti. Au revoir! Ciao carina! Aspettate che vengo anch'io! Dai, Caterina! No, senti, cara, guarda, io sono sicura che con la fame che avete vi spazzolerete tutto quanto. Preferisco rimanere a casa. Allora sarà per un'altra volta, vero? Ti voglio bene. Ciao. 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 Sapete che c'è? Non sapete che vi perdete. Au revoir. Guardate, vengo anch'io, si vede, vengo anch'io. Natalia? No, no, presto. E comunque ragazze, allora che ne dite? Come vogliamo concludere questa serata? Una bella camomilla e in televisione fanno sulle spiagge dorate. Ma non c'è niente, Sky. Cara, è troppo presto. E comunque sappi che troppa fantasia e poca pratica fanno diventare ciechi. Lo dicevo per il catechismo. Piuttosto, ma vogliamo mangiare qualcosa? Certo, quello che volete. Ho fatto una spesa, c'è a volontà. Knorr ai funghi, Knorr agli asparagi, Knorr alle patate, Knorr al brodo vegetale. Oppure posso fare Knorr, funghi, asparagi e tutto insieme. Una fantasia illimitata. Un brodino di dadi. Vabbè, se proprio brodino devi fare, io ci metti una bella cucchiaiata di parmigiano e anche tanta panna. No, ma non è possibile, mi stai facendo peggio di Susanna, capisci? Oh, io sono stufa! Sono stufa! Niente pane, niente pasta, niente dolci, niente alcolici, niente uova!
sentito di quell'uomo che in un anno si è fatto 500 donne? E noi dove eravamo? Senti, ma Manuelito che cosa fa? Viene e mangia con noi, i suoi amici? Guarda, dovrebbe venire a momenti, però per regolarci meglio lo chiamiamo, così ci regoliamo. Dai, io tanto vado a mettere sull'acqua. Oh Natalie, ciao tesoro, come stai? Oh bene, bene. Senti, ma quando mi raggiungi? Oh, solo pochi minuti tesoro e non ci lasceremo mai più. Oh, sto aspettando Gerard, Claude e Philippe. Non sto più nella pelle, caro. Oh, senti, cara, cosa ne pensi se portiamo in crociera anche loro? Ci sarà da divertirci. Sono sicuro che non ci annoieremo. Tutti quanti? Ma sì, allora lo dico alle mie amiche, così ci facciamo un pensierino. Ma che idea straordinaria! Tutti quanti insieme. Ci sarà da divertirsi. Ci vediamo presto, amore, ok? Ciao, caro. Ciao, Shirley. Ciao, ciao, amore. Ciao, ciao. Oh, ragazze, è incredibile. Gli amici di Manuelito discenderanno il Nilo con noi. Sono così simpatici e poi sono così appetitosi. Speriamo che non lo siano anche per i coccodrilli. Sentite, tra un complimento e un altro vogliamo andare a mangiare? Ma sì, andiamoci subito, prima che arrivano gli adoni, perché altrimenti mi si potrebbe fermare il mangiare sullo stomaco. Senti, Natalia, ma secondo te facciamo bene ad andare in crociera, anche noi? Certo, Caterina, noi, Manuelito, gli amici, i fuochi d'artificio, col botto finale. Magari! Senti, facciamo una cosa, questa volta voglio darti ragione, Fidati di me, vediamo. E chi è? Sono già loro. Ma non credo, è appena attaccato. Aspetta, fammi fare sta cosa da dosso. Ma non lo so, ma mi dite il suo contesto. Vieni avanti. Lei è la signora Tivi? Sì, sono io. Okay. Buongiorno signora. E mia madre mi ha mandato per chiederle se questa lettera è sua. Il postino l'ha messa nella nostra buca delle lettere. Mia madre l'ha letta e ha detto che sono troppo piccolo per ricevere una lettera di questo genere. Perciò ci deve essere per forza uno sbaglio. Ah, che visto? Sa, la mia messa è che sono un ragazzo precoce. Amo leggere e scrivo poesie. E allora vedrai che avrai tanta fortuna nella vita. Amici da un premio letterario, ma sì, io non ho partecipato a nessun premio letterario, almeno per ora. È vero, la comunicazione del premio che abbiamo vinto. Grazie, sei tanto gentile, anche la tua mamma è tanto gentile. Ma abiti lontano? Il palazzo accanto. Ah, carino. E ringrazia tanto la tua mamma. Ma anche tu sei tanto gentile, mi somigli a qualcuno. Come ti chiami? Ciao Martino! Come va? Un altro figlio? Che morto! Che ci si abitua una volta che si comincia! No, questo è Manuelito, Bisogna sistemare questo, state tranquilli che è Manuelito! 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 Avanti, signora! Una vera! Scusi, è lei la signora Arditi? Del resto non mi sono più tanto sicura! Ho saputo del premio letterario dal mio collega Andrea Cavaliere. Lo conosce, vero? Ahimè sì! E mi scusi tanto, però sa, non ho potuto partire. Ah. Ma forse lei mi conosce, non mi ha mai vista, no? Ahimè no! No! Ma io sì, io so che è lei. Ah, sa, sì. Io e suo marito eravamo amati. Se ora è bene che le sappia che razza di uomo era. Uno stallone. Incontentabile. Ma io credevo di avere di essere una moglie fortunata. Però penso che sia giunto il momento di fargli la patata della Natalia. Ah sì, come? Beh, io so del premio letterario, so di lei, so della mamma delle gemelle, della signora del palazzo a fianco, so di quella... Ma io volevo essere onesta con lei. Signora Cara, poteva pensarci prima di mettersi con un uomo con flu.
perché dopo tutto quello che abbiamo subito è bene che quel premio letterario venga diviso fra di noi. Non credo proprio. E perché? La lettera per ritirare il premio ce l'ho io. Sì. Mi ha consegnato il postino quando gli avevo chiesto se sapeva dove abitava la signora Ghiti. Lui me l'ha mostrato e poi mi ha chiesto se potevo consegnargliela gentilmente. Vede, signora, il caro maritino, quando era in vita, ha lasciato a me i diritti d'autore, firmati dal notaio. Controllare, carina, per cui servo anche a andare! Ma non si vergogna, qui c'è una donna che ha perso da poco il marito, si è pure accorta che non passa più sotto le porte! Natalia! Lo so, scusa, senza offesa, e tu hai l'arroganza di voler rubare un premio che non è il tuo, vai fuori! Fuori, batte, fuori, batte! Fuori se ne può andare! Comunque ci rivedremo! Ma non ci credo proprio! Fuori, voglio essere proprio sicura che te ne vai! Fuori! Oddio no, no, io un altro non lo reggo. No, vi prego, non lo reggo, ma se questo. Lui lo sento con il cuore. Oh, buonasera, Tirte. E c'è fuori una ragazza un po' eccentrica che. Una ragazza. Scusi, ma c'è qualcuno in particolare? Certo, la mia Natalia. Natalia? Sì, sono io, Manuel Vito! Ciao, come stai? Ti sei mascherato! Ma guardami! Guarda, tesoro, il fatto che sono da Casablanca non ti dice nulla! Conoscimi! Non sei contenta? Scusi, ma anche i suoi amici sono venuti con lei a Casablanca! Certo! Ma mi raccomando, una sceriffo si chiamano Christine, Jacqueline e Deborah, con l'H finale. Deborah! Vada a prendere!